Allora, miei cari amici, vi ricordate che avevo aperto questo silicone per metterlo al lavello, per metterlo al granito del lavello, ve lo ricordate? E ho detto, questo silicone non lo userò tutto e si seccherà. È passata già una settimana, 10 giorni saranno, e mi sono accorto che già si stava seccando, ma io mi ero segnato alcune cose da fare. E così per finire questo silicone non è nemmeno per la spesa, perché vabbè, però è peccato buttare i soldi e far seccare un silicone e buttarlo nel differenziato quando ci sono tante cose da farci. Allora, la prima cosa che ci ho fatto è questa: ho fatto una retina con questi scampoli che io avevo di zanzariera, vedete? Avevo degli scampoli, sono riuscito a trovarne una quasi giusta di 93,5 per 59,5 e metterla in una finestra a vasistas. Qual è il problema? Il problema è che è vero che col vasistas passa l'aria e non ci sono problemi di umidità, così di muffe, no? Nei garage specialmente si usano. Però ti voglio dire che ci entrano anche gli uccellini, ci fanno i nidi, mi hanno fatto i nidi gli uccelli, hanno sporcato tutto, perché i figliolini piccolini non riescono a uscire dalla finestra, non sanno dove andare e fanno un macello dentro il garage. Non, mi dispiace, però io non posso accettare questo. Prima i ghiri, adesso gli uccellini che mi fanno i nidi dentro il garage. E così io ho messo questa retina, adesso andiamo a farvelo vedere il lavoro fatto. Ok, andiamo a vederlo. La finestra a vasistas era un po' aperta e da qui però entravano gli uccellini. Adesso ho messo questa zanzariera che l'ho montata col silicone, vedete? È stato molto agevole, l'ho preso le misure, però era un po' corta e non avevo un pezzo, quindi l'ho dovuta dividere in due parti, vedete? Una parte più lunga che era 59,5 per 80 e un altro pezzo di 30 centimetri. L'ho aggiunto, però non è che ci stona, poi qui no, chi lo vede, non lo vede nessuno. L'importante è che funziona, che non ci vanno gli uccellini e non ci vanno nemmeno gli altri animali come scorpioni, ragni. Purtroppo siamo circondati da tutti questi animali. Adesso questa qui non la rimonto subito perché la vorrei verniciare, dare una pulita e verniciarla con l'occasione. Perché la vernice io già gliel'ho data a questa porta, però bisognerebbe rifarlo, perché è tutta rovinata, vedete? Facevo un sacco di tempo a fare cose, poi bisogna farle col fresco, la mattina presto o la sera tardi, altrimenti non si può lavorare con sto caldo. Ok, andiamo a vedere allora. Vedete, questa è la parte interna. Vedete i fermi delle vasiste, se vedete? Adesso posso lasciarla anche così, così entra un po' d'aria e non c'entrano gli uccellini. E va bene, guardate qua, avevo verniciato, purtroppo questi sono di lamiera zincata e non ci attacca la vernice. Non so che vernice usare io. Ovviamente qui, dove è più umido, guardate come si è staccata la vernice. Non lo so perché, fuori no, non è successo, dentro sì, con l'umidità forse. Va bene, adesso andiamo a vedere un altro lavoro che ho fatto per finire questo silicone. Ho approfittato per fare un altro lavoretto, andiamo a vederlo. Per finire il video, vi faccio vedere che ho montato questi due pannelli fonoassorbenti a questo armadietto perché si sente il rumore dell'acqua che scorre. Questi sono impianti degli anni 70, purtroppo a quei tempi non c'erano le tecnologie di oggi, non c'erano le coppelle fonoassorbenti. E anche come isolamento termico, acustico e tutto. Per montarli ho dovuto mettere dei morsetti, altrimenti scivolavano. E dietro ho messo il silicone, ho fatto uno strato di silicone e l'ho appiccicati. Una volta che si regge sopra, è nato con i morsetti, dopo si appiccica con facilità, vedete? Qua ho lasciato la feritoie, ho misurato e ho lasciato la feritoia per la calamita, vedete qui. Comunque questo è pronto e già si può chiudere. Vedete? Vi faccio vedere. Ecco qua. È venuto bene, vedete? Perfetto.
Adesso prendo la scala, salgo sopra e levo i morsetti e vi faccio vedere come è venuto il lavoro finito. Sentite il rumore? Purtroppo è un problema serio. Adesso ho levato morsetti su in alto, vedete? Naturalmente dietro ci ho messo dei cuscinetti, la carta da cucina, Scottex, per non far rovinare il legno, no? Pure qui l'ho messo. Stessa cosa, vedete, non si è rovinato, altrimenti si graffiava il legno. Perché questo è un legno di noce. Guardate qui, non è venuto bene. Adesso andiamo a fare le prove, eh? Se chiude, ha chiuso. Grandi cambiamenti non li vedo io, non li sento perché mi sembra che il rumore è lo stesso. Però magari qualcosa gli fa. Uguale mi sembra a me. Non è cambiato niente, però ormai l'ho fatto perché questi pannelli non ce li avevo. Sono dei pannelli di lana di roccia. Vedete? Ok, allora andiamo a vedere adesso il silicone che è finito. Vedete? Il silicone è quasi finito, eh? È rimasto poco. Andiamo a misurarlo quanto è. È 15 centimetri. 15 centimetri su 20, quindi ne sono rimasti 5 centimetri ancora, 5, forse alla fine non è proprio 5, sarà 4 perché non è che arriva fino in fondo. 4 centimetri di silicone sono rimasti. Vabbè, adesso io lo lascio, se mi viene in mente qualche altro lavoro lo faccio, altrimenti si secca, questo si seccherà nel giro di una settimana, anche se loro hanno trovato questa soluzione, ma questa soluzione qui, che è una cosa recente, ho visto. Però questa soluzione dura poco, una settimana massimo, perché c'entra l'aria. E quindi io quello che gli propongo a queste marche di fare per noi piccoli consumatori alla metà, invece di farla 15 centimetri, si fa da 8 centimetri. Delle cartucce da 8, delle cartucce pure da 20 per i professionisti. Ok, allora. Ah, questi sono i fagioli che ho seminato, vedi? Fagiolo nano, cannellino. E questi sono fagiolo nano borlotto. Fagiolo nano borlotto lingua di fuoco. Selezione Franchi. Questi li ho seminati questa mattina. Ho finito il pacco. Ah, qui ho seminato pure, dove non erano nati, ho seminato pure dei piselli. Pisello mezza rama utrillo. Anche questo ho seminato perché non erano nati. Vediamo se quello che succede, se nascono, altrimenti ci rinuncio. Ok, allora al prossimo video. E se vi è piaciuto, mettete un bel mi piace, fate un commento, quello che volete, anche negativo, non ci sono problemi. Ciao. Ora, per concludere il video sui molteplici usi del silicone, guardate qui, questa avevo fatto questa. Chi mi segue lo sa perché aveva visto il video. Avevo fatto questa zanzariera fatta a mano, artigianale, fatta da me, con questa retina che ho comprato al mercato. E purtroppo però da questi buchi laterali, vedete qui ci fanno pure i nidi, le vespe, da questi entravano gli animali. Allora io ho salito conato intorno, intorno, intorno. Perché vedete com'è fatto qui, no? Lo faccio vedere da vicino. Si formavano dei buchi fra una piastrella e l'altra. E così entravano dentro. Allora ho siliconato tutto, 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 tutto. In alto, in basso, da tutte le parti. Perché ho messo questa zanzariera? A parte le zanzare, ma una volta mi entrò un pipistrello. Perché è all'ultimo piano, stiamo. E qui entrano di tutto, entra. Ci tira sempre un bel venticello, però c'è un caldo cane, non si può stare.